Posanti, Rufino Man of the Match della partita di oggi. Sì, diciamo, io il Man of the Match dichiarato, però secondo me è stata una partita dove tutti abbiamo tirato fuori forse il nostro lato più battagliero, soprattutto quando le cose sono fatte difficili. Quindi, per quanto mi riguarda, il Man of the Match mio di oggi è più rappresentativo, perché poi berremo tutti insieme, perché tutti ci siamo meritati questo titolo oggi. Molta umiltà da parte tua, e oggi non è stata una partita semplice, nel senso molto sentita, almeno questa è la sensazione dalla tribuna. Non è stata semplice perché, diciamo, questo era il primo scontro diretto che abbiamo avuto dall'inizio dell'anno, quindi, e noi lo sapevamo, loro lo sapevano. È stata sicuramente una partita poi con un carico emotivo notevole per Beppe, per Valerio, perché comunque ci tenevano a fare bene e ci hanno trasmesso questa cosa. È stata sicuramente una partita diversa per queste ragioni qua. Sicuramente non abbiamo fatto il nostro gioco arioso, merito anche loro averci indirizzato su quello che era il loro forte, però diciamo che l'importante era portarla a casa, ci siamo riusciti, è stata dura ma si è fatta, via. Ora è il tempo di godersi la vittoria, la boccia di riserva ducale e poi subito a lavorare per la settimana prossima, perché c'è un altro incontro molto importante. Sì, anche, diciamo, Noceto sarà una partita per certi versi simile a questa per quanto riguarda l'idea di scontro diretto, perché anche loro sono qua in cima. È una partita completamente diversa per il modo di giocare. Sicuramente il Noceto cercherà di far prevalere un gioco aperto, almeno per come sono famosi loro, e sono una squadra estremamente dura e aggressiva, per cui dovremo veramente fare quadrato e risolvere, diciamo, quei piccoli limiti che oggi non siamo riusciti a... Bene, allora godiamoci il terzo tempo, che a quanto so è particolarmente importante, per ospitare i nostri amici di Napoli al meglio, sì. E in bocca al lupo a tutti per le prossime partite. Crepi, grazie Beppe.